Eccoci, siamo in diretta con questa nuova occasione di confronto, di incontro, quest'oggi con il Ministro dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, che si è resa disponibile per questa diretta particolare e speciale. Ciao Teresa, Ciao, bentrovata. ciao Eugenio. Buongiorno a Eccoci. tutti. Bene, Buongiorno a te, come sta? Come stai? bene Eugenio, bene. So che sono giorni intensi, giorni densi di attività, però sei anche riuscita a portare a casa dei risultati importanti. Beh, sì, direi che abbiamo lavorato bene e in questa prima fase sono contenta. Ora dobbiamo, se è possibile, anche migliorare quello che siamo riusciti a inserire nell'ultimo decreto e soprattutto renderlo immediatamente esigibile alle persone, che siano singoli cittadini, aziende. Dobbiamo rendere gli strumenti che abbiamo adottato immediatamente utilizzabili, perché siamo in una fase di emergenza e non possiamo permetterci di perdere tempo. Direi che è sicuramente importante e significativo. Io vorrei iniziare questa diretta guardando insieme un video, Teresa, il video della conferenza stampa del 13 di maggio scorso, dopo il Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto rilancio, nel quale è successa una cosa che ovviamente tutti sappiamo e conosciamo, ma vorrei rivederla insieme con te e con chi ci segue. Ecco, ora parte il video. Un ultimo punto, Presidente, che voglio richiamare e che per molti può essere considerato un punto accessorio. Per me, per la mia storia, è un punto fondamentale. E mi riferisco all'articolo 110 bis, l'emersione dei rapporti di lavoro. Da oggi, per la scelta che ha fatto questo governo, gli invisibili saranno meno invisibili. Quelli che sono stati brutalmente sfruttati nelle campagne o anche nelle così false cooperative, dove venivano date persone in prestito per lavorare nelle famiglie, per lavorare come badanti, come colf, non saranno invisibili perché potranno accedere a un permesso di soggiorno per lavoro e noi li aiuteremo ad essere persone che riconquistano la loro identità, la loro dignità, perché abbiamo fatto una scelta chiara. Io su questo voglio ringraziare il Presidente, voglio ringraziare la Ministra Lamorgese che è stata una compagna di viaggio molto tenace insieme a me e agli altri per portare in porto questa scelta. E da oggi noi possiamo dire che vince lo Stato, perché lo Stato è più forte della criminalità, lo Stato è più forte del caporalato. Teresa, parole emozionanti, parole che hanno commosso innanzitutto te stessa, certo, ma anche tanti che stavano guardando. Io ho fatto questa riflessione che voglio condividere con te e con chi ci segue. Troppo spesso la politica non fa più emozionare, la politica a volte fa arrabbiare, a volte fa discutere, ma raramente fa emozionare. Credo Senta, mi che dica una cosa, Briatore, lei apre i suoi Il locali in Italia? tuo, che succede? Credo che il Quando li tuo. riapre? Bisogna vedere se ci sono le condizioni, Attenzione. perché in questo momento qui, se le condizioni non ci sono, e c'è da dire Non che capisco cosa sta succedendo. Ok, scusi Teresa, riprendiamo la diretta. Ecco, perdona, mi stavo dicendo che la politica raramente fa emozionare le persone e invece la sera del 13 di maggio questa cosa è successa. È successa con le tue parole, è successa a tante persone. C'è chi ha confrontato queste lacrime e questa commozione con altro, ma io credo che siano situazioni molto diverse, perché la tua vita in qualche modo parlava dentro questa emozione. Teresa. Sì, c'era la mia vita e c'era soprattutto la consapevolezza che, e da parte mia la profonda convinzione che la politica ha il dovere di dare risposta ai problemi,
di misurarsi con le contraddizioni che quest'epoca ci mette dinanzi, che la politica spesso ha perso autorevolezza perché si è consegnata al chiacchiericcio, al confronto tra potentati, ha rimosso i problemi e ha portato le persone a pensare che la politica riguardava i potenti, quelli che la fanno, e non invece la vita degli esseri umani, la vita degli ultimi, la vita di quelli che più hanno bisogno della buona politica, perché chi è forte riesce a difendersi anche da solo. Chi è debole, chi è ai margini della società, chi è sfruttato, ha bisogno di una politica che abbia coerenza, che abbia rispetto della dignità degli esseri umani, che abbia a cuore il bene comune. E io piuttosto che perdere tempo con quelli che si sono dilettati a discutere sulla mia emozione, chi non riconosce, chi non dà agli altri il diritto di emozionarsi è persona che non merita neanche considerazione, perché se l'umanità non abita in ognuno di noi è difficile, come dire, confrontarsi e cercare di dare una motivazione a questioni che si portano appresso valore, si portano appresso il vissuto di ognuno di noi, ma soprattutto si portano appresso il rispetto degli altri. Oggi sono stata ulteriormente, se ce ne fosse stato bisogno, confermata nella giustezza della battaglia che ho fatto e che abbiamo fatto. Perché quando leggi che prima in Puglia, poi a Treviso, settimana scorsa, oggi a Latina, tre imprenditori vengono arrestati perché un cittadino indiano in questo caso, ha chiesto di poter avere la mascherina per poter lavorare in sicurezza e per questa ragione è stato maltrattato e licenziato. E quando ha chiesto di essere retribuito per il lavoro che aveva fatto, è stato massacrato di botte, è stato gettato in un canale e questa persona si è recata in ospedale dove sono stati riscontrati vari traumi e una lacerazione alla testa. Questo cittadino non aveva il permesso di soggiorno, lavorava 12 ore al giorno per pochi euro e non aveva alcuna condizione di sicurezza sul lavoro, e questi imprenditori pensavano di poter non solo utilizzare il suo lavoro, ma di poter gestire la sua vita, di renderlo niente rispetto alla sua richiesta di un minimo di rispetto per il lavoro che faceva e per la sua condizione umana. Allora, di fronte a questo, io credo che non solo non bisogna avere tentennamenti, che bisogna impegnarsi ancora di più, perché la norma che abbiamo inserito nel decreto possa essere utilizzata da tutte le persone che sono nella condizione di poter richiedere un permesso di soggiorno. Queste persone meritano di riconquistare la loro identità, devono essere riscattate, perché non deve essere la magistratura, quando si arriva a questi fatti gravissimi, a riconoscere l'identità e i diritti di queste persone, perché la magistratura giustamente arriva su alcuni casi. Noi dobbiamo dare a tutti il diritto di poter essere considerati uomini e donne portatori di doveri, ma anche portatori di diritti. Allora, noi che cosa abbiamo inserito nel decreto? Abbiamo inserito che le persone che hanno un rapporto di lavoro in nero, tante famiglie, hanno le badanti, hanno le colf che si occupano degli anziani, che si occupano di bambini, e tengono queste persone in nero perché queste persone non hanno un permesso di soggiorno e quindi non possono essere regolarizzate. Per queste persone non vengono pagate le tasse perché lo Stato in questi anni non si è fatto carico di farli vivere in una condizione di legalità e quindi di poter contribuire loro e i loro datori di lavoro al concorrere
al pagamento anche attraverso le tasse di uno Stato sociale più efficiente e più adeguato. Poi queste persone potranno anche andare a chiedere il permesso di soggiorno che durerà per tutto il periodo del contratto e se il contratto si interromperà avranno 12 mesi di tempo per cercarsi un altro lavoro. Poi ci sono le persone come quel cittadino che è stato massacrato che siccome non ha lavorato con famiglie che ci chiedono di regolarizzare queste persone perché vogliono vivere in serenità, non vogliono avere rapporti di lavoro in nero, ma hanno bisogno di queste persone per potersi fare carico degli affetti più cari. Ci sono invece questi lavoratori che incontrano queste bestie, questi esseri disumani, questi schiavisti, che non andranno a un ufficio pubblico accompagnati da qualcuno che riconosca loro il diritto di poter chiedere il permesso di soggiorno. Nessuno andrà a dire che queste persone sono conosciute e che per queste persone si è disponibile a fare un contratto di lavoro. E queste persone sono ancora più fragili. E allora noi dobbiamo dare, questa è la battaglia fondamentale che ho fatto, perché queste persone possano richiedere un permesso di soggiorno e nel momento in cui trovano un rapporto di lavoro, quel permesso viene trasformato in permesso di soggiorno per lavoro. Se perdono il lavoro, avranno il tempo per cercarsene un altro, ma saranno riconosciuti nella loro dignità anche di lavoratori, perché questi lavorano da tanti anni. L'ultimo che mi ha scritto oggi mi ha detto: io sono in Italia da 18 anni. Da 18 anni lavoro in nero e non mi è mai stata data la possibilità di poter regolarizzare la mia esistenza. Allora, io credo che noi abbiamo fatto una battaglia di dignità, una battaglia per riconoscere l'identità a queste persone, una battaglia per rafforzare anche i lavoratori e le lavoratrici italiani, perché più ampio sarà il bacino che i caporali potranno utilizzare come manodopera sotto costo, più saranno deboli i lavoratori anche italiani. Quindi questa è una battaglia che deve riguardare tutti e io chiedo al volontariato laico, al volontariato cattolico di attivarsi insieme a noi per andare a dire a queste persone che oggi avranno la possibilità di poter chiedere un permesso per regolarizzare la loro presenza in Italia. E su questo sono convinta che non devono essere i numeri a spaventarci, ma deve essere questa disumanità a spaventarci, perché l'Italia civile non può convivere con queste situazioni così brutali. Teresa, sei stata chiarissima, credo che davvero questo tema della dignità sia chiaro a molti. È vero che ci sono stati molti haters, molti odiatori che hanno reagito in maniera negativa a questa decisione, anche alla tua commozione, però è altrettanto vero che tantissime persone, tante associazioni, tante realtà impegnate hanno riconosciuto questo risultato come un risultato davvero importante, proprio perché va nella direzione del riconoscere dignità alle persone, una persona alla quale non si riconosce dignità è una persona che quasi non esiste. E quindi il lavoro che hai fatto, Teresa, te ne siamo grati, credo con noi tantissimi altri italiani, è un lavoro prezioso, proprio perché va in questa direzione che non sempre la politica riesce a coltivare, perché oltre a portare a casa un risultato come questo ci vuole tanto coraggio. Tu hai avuto coraggio e passione, siamo stati con te fin dall'inizio, certo, ma nelle stanze nelle quali si sono prese le decisioni c'eri tu, e quindi complimenti, Teresa, davvero di grande cuore da parte di tutte le persone che credono in queste battaglie. Ora, quindi articolo 110 bis del decreto che ci auguriamo esca davvero quanto prima possibile, perché ormai è approvato, si stanno facendo gli ultimi ritocchi, gli ultimi perfezionamenti tecnici, ma non appena appunto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, questa norma sarà una norma che in qualche modo darà una svolta. Oggi, Teresa, è lunedì 18 maggio e oggi la fase 2 è entrata nel pieno diciamo della sua potenzialità, quindi oggi hanno ricominciato ad operare, a lavorare tante attività, hanno riaperto molti negozi, ci sono molte realtà che attendevano con grande attesa questo giorno e questo momento. Cosa vuoi dire su questo versante, sapendo che noi con Italia Viva abbiamo spinto spesso e forse anche prima di altri perché si arrivasse a questa data? Sì, noi abbiamo spinto e diciamolo ancora una volta, abbiamo spinto mettendo al centro
la salute delle persone e la sostenibilità economica, perché quelli che hanno voluto polemizzare non si sono resi conto o erano troppo chiusi nei loro salotti per capire che le persone sicuramente mettono al centro la salute, e noi non riconosciamo a nessun altro il primato della tutela della salute. Tutti abbiamo combattuto per questo, ma ci sono persone che non si possono permettere di stare senza un lavoro e senza un reddito. Ci sono imprese che più stanno chiuse e più perdono competitività, perché in questi due mesi noi abbiamo visto professionisti, persone, magari figli degli operai, quelli che nel frattempo sono andati alla scuola pubblica garantita dalla nostra Costituzione, sono diventati professionisti, lavoratori autonomi, partite IVA, e in questi due mesi sono visti precipitati dall'essere appartenenti al ceto medio alla povertà. Tante famiglie di giovani, tante giovani coppie sono nella condizione purtroppo di non potersi permettere un normale accesso al cibo. Questo è quello che viene denunciato da tante associazioni di volontariato laico e cattolico. E allora a queste persone non puoi dire che dai un po' di assistenza. Per queste persone devi costruire la condizione della ripresa, perché devono poter ritornare a guadagnare uno stipendio ed essere orgogliosi di quello che fanno. A tante imprese che in questi mesi hanno visto, mentre noi tenevamo chiusi, hanno visto che le loro commesse, tante subforniture che venivano fatte in Italia, la stessa Germania le ha spostate in altri paesi dove le attività produttive erano aperte. Tante imprese hanno visto che le produzioni che si facevano in Italia magari sono state spostate in Polonia, penso per esempio alle lavatrici, ai frigoriferi che vengono fatti in parte in Italia, e alcune aziende hanno spostato quelle commesse nei paesi dove le attività erano aperte. Allora noi non potevamo permetterci questo lusso, e io ho più volte detto a nome di Italia Viva: le risorse devono essere impegnate non per tenere chiuse le aziende, ma per rendere sicure le aziende, perché questo è l'obiettivo che noi avevamo e che noi dobbiamo continuare ad avere, perché ancora oggi non abbiamo un vaccino, ma dobbiamo convivere con il virus rendendo sempre più sicuri i luoghi di lavoro. Oggi si riparte, sicuramente c'è bisogno di tanto coraggio, c'è bisogno da parte di tante imprese, soprattutto del settore commerciale, del lavoro autonomo, di avere il coraggio di rimettersi in movimento, di ricreare una condizione di fiducia, e noi su questo abbiamo il dovere di dare interventi di sostegno alle imprese, perché la politica non deve distribuire assistenzialismo. La politica deve pensare le politiche per il paese, deve sostenere le politiche industriali, deve avere un'idea di paese sulla quale chiedere l'impegno di tanti lavoratori e anche di tanti imprenditori ed imprenditrici. Io so bene che oggi non sono risolti tutti i problemi, che tante imprese aprono e invece di accumulare ricchezza rischiano di accumulare perdite, ma noi dobbiamo rimettere in movimento il sistema e farci carico di dare sostegno appunto anche su questo versante, perché noi dobbiamo riagganciare la ripresa anche a livello europeo e a livello mondiale, sapendo che l'Italia ha un deficit superiore rispetto a quelli di altri paesi e che noi in questo momento siamo un paese che perde oltre il 27% della sua produzione, e questo è un lusso che non ci possiamo permettere. Possiamo recuperare questo solo se abbiamo un sistema produttivo in attività e sostenuto in modo giusto anche da politiche pubbliche. Concordo, Teresa, fammi dire, visto che abbiamo citato prima il tema della regolarizzazione, adesso il tema della ripartenza, noi siamo un po' dei riformisti controcorrente, nel senso che poniamo, sì, vero, delle criticità, ma poniamo anche delle proposte di soluzione. E così nel tempo abbiamo visto che in alcune circostanze, come per esempio sulla tua battaglia, quella della regolarizzazione, riusciamo a portare a casa un risultato. Quella della ripartenza, abbiamo sicuramente posto dei temi corretti che sono diventati con un tempo forse un po' più lungo di quello che noi immaginavamo
patrimonio di tutti. Su altre battaglie, come è stato per esempio per la prescrizione, non abbiamo portato a casa il risultato che speravamo e che immaginavamo, però questa è un po' la nostra azione, un'azione, come dicevi tu, di una politica concreta che pone, sì, certo, anche delle criticità, ma in maniera seria, ponendo anche dei temi solutivi. Credo che un po' la nostra funzione dentro la maggioranza di governo, anche in Parlamento, sia questo, quello di far vedere anche agli altri quelle che sono le criticità sulle quali dover andare ad operare e fare delle proposte concrete di soluzione. Certo, poi il rapporto di forza li conosciamo, non sempre si può portare a casa un risultato netto e completo, ma credo che ci caratterizziamo un po' con questa funzione e questa dimensione. Un po'... Beh, con ritardo poi sono portati a dover riconoscere la giustezza, magari cercano di appropriarsi delle proposte che noi abbiamo avanzato, non riconoscendoci neanche il diritto di averle avanzate, ma noi continuiamo da veri riformisti a fare le nostre battaglie, perché quando abbiamo detto garanzia al 100% nel decreto liquidità, noi sapevamo di che cosa parlavamo, perché noi viviamo tra le persone normali, non ci siamo rassegnate a vivere nei salotti dorati, noi parliamo con gli imprenditori veri, con quelli che ce la fanno e con quelli che hanno rischiato di cadere, con gli autonomi e con gli industriali. E sapevamo che nel momento in cui non si dava la garanzia al 100%, il sistema bancario avrebbe fatto l'istruttoria, e l'istruttoria significa settimane se non mesi di tempo. Adesso si lamentano tutti che le risorse non arrivano. Prima ci hanno dato dei guastatori. Se avessero accettato quella nostra proposta, oggi le imprese avrebbero avuto immediatamente, così come sta accadendo per alcuni settori. Io ho firmato stamattina due cambiali agrarie con due imprese del settore agricolo, perché abbiamo fatto questa scelta. La scelta è quella di riconoscere le risorse e fare l'istruttoria successivamente. Queste due imprese che rischiavano di avere un tracollo oggi hanno firmato, dopo aver fatto una settimana fa la richiesta per accedere alle risorse, per poter continuare l'attività. Così doveva essere fatto per tutto il sistema produttivo. Non è stato fatto, adesso non si deve scaricare sui lavoratori delle banche, perché questo è quello che sta accadendo. Si scarica, si parla di burocrazia, in questo caso non è burocrazia, in questo caso sono norme. Allora la nostra proposta è quella di dire: se non si è avuto il coraggio di fare il 100% della garanzia, a questo punto si intervenga per dire che le banche, non le banche come banchieri, i funzionari, quelli che elaborano le pratiche, devono essere esonerati dalla responsabilità, perché oggi se un'azienda non dovesse restituire il prestito e non è stata fatta l'istruttoria, risponde il direttore della banca della tua provincia, della mia provincia, risponde il funzionario che ha elaborato quella pratica. Allora non si può scaricare su altre persone le responsabilità che lo Stato non assume su di sé. Queste sono le battaglie che Italia Viva ha fatto e continua a fare in tutti questi provvedimenti. Cercare di semplificare, cercare di dare risposte che devono essere funzionali a far ripartire l'economia, perché se noi continuiamo a non affrontare i temi per quello che sono, le risorse non saranno mai sufficienti e noi da questa situazione non ne usciremo con una condizione del paese rafforzata. Per questa ragione dobbiamo prevenire, perché noi dobbiamo limitare le aziende che vanno in difficoltà e dobbiamo sapere che i licenziamenti non è che si bloccano perché si fa una legge e invita le imprese a non fare licenziamenti. Se inviti le imprese a non fare licenziamenti, intanto gli devi dare le settimane di garanzia sufficienti per poter fare la cassa integrazione, perché se fai un decreto che dici non devi fare licenziamenti fino a ottobre e la cassa integrazione non copre tutte le settimane, questo è un rischio, questo è un lavoro che dobbiamo recuperare nel percorso parlamentare, perché le imprese vanno caricate delle loro responsabilità, ma le responsabilità economiche uno le assume per la quantità di lavoro che effettivamente ha. Allora non si devono fare licenziamenti e bisogna garantire la cassa integrazione, ma insieme a questo soprattutto bisogna garantire le risorse perché le imprese possono fare investimenti e possono riprendere a competere. In queste ore vedo una polemica che considero davvero insulsa.
anche su questa vicenda del prestito richiesto dalla Fiat. La Fiat ha l'obbligo di investire quelle risorse in Italia per la norma che abbiamo fatto. La Fiat in Italia rappresenta decine di migliaia di lavoratori e di lavoratrici e non è per fare la guerra da postazioni molto comode a un'impresa che si mettono in discussione migliaia di posti di lavoro tra il diretto e indotto. Allora, tutte le imprese che stanno in Italia devono poter accedere alle scelte che abbiamo compiuto dal punto di vista normativo, devono essere rispettose di quello che prevede la norma, che gli investimenti devono essere fatti in Italia, e noi dobbiamo lavorare davvero per il bene comune, e il bene comune è salvaguardare posti di lavoro, ma lo dobbiamo sapere che i posti di lavoro saranno posti di lavoro sani se le imprese sono in una condizione economica sana, perché se le imprese accumulano perdite, se le imprese non possono accedere al credito, le imprese avranno posti di lavoro sempre più insicuri. Hai toccato dei temi importantissimi, dei quali ho anch'io riscontri diretti e concreti con numerosi imprenditori del territorio dove vivo. In Parlamento, nel percorso di conversione del decreto, certamente presenteremo i nostri emendamenti che tenteranno di andare a correggere le strutture che abbiamo rilevato e che ci hanno già sottoposto sulla base della bozza del decreto numerosi soggetti che sono impegnati nel settore economico. Prima, Teresa, hai detto una parola importantissima, hai parlato di semplificazione. Questo è un tema fondamentale, non soltanto chiaramente per il decreto rilancio, non soltanto nelle procedure che riguardano la ripresa che stiamo cercando di costruire in mezzo a questa crisi, ma riguarda tanti settori del nostro paese che hanno a che fare con la burocrazia, una burocrazia nata fin dall'Unità d'Italia, con un processo di controllo e diciamo più teso all'adempimento che non al raggiungimento dell'obiettivo. Noi con Italia Viva ci siamo spesi fin da novembre scorso con quello che abbiamo chiamato piano shock, un piano teso a sbloccare risorse già stanziate nelle leggi di bilancio degli anni precedenti, che ammontano secondo i nostri calcoli a circa 120 miliardi, appostate su investimenti, su realizzazioni che sono bloccate per tante ragioni di carattere burocratico. In questi giorni stiamo spingendo, stiamo discutendo perché questo piano possa essere fatto proprio dal governo. Lo dicevi tu prima, se non riparte l'economia abbiamo le aziende che saranno morte, e se le aziende muoiono non salviamo il lavoro sul quale la nostra Costituzione all'articolo primo, all'articolo 1 dice che si fonda la stessa Repubblica. Quindi questo piano è un piano fondamentale perché consentirebbe di mettere nel ciclo economico risorse fresche, risorse da parte dello Stato che farebbero lavorare le imprese e darebbero lavoro, oltre che a risolvere un sacco di magagne e di problemi disseminati su tutto quanto il territorio e bloccati e fermi da tempo. Teresa, a te la parola. Sì, noi su questo abbiamo fatto anche un incontro con il presidente Conte e voglio chiarirlo, diciamo, in modo molto esplicito. Noi non abbiamo chiesto in questi mesi né in questi giorni postazioni di potere, non abbiamo chiesto di avere più presenze all'interno del governo, noi abbiamo chiesto di avere attenzione ai temi che poniamo, e il tema che abbiamo posto di realizzare il piano Italia Shock è un tema che dovrebbe stare a cuore a tutto il governo e direi a tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione, perché non si può avere un paese bloccato e non fare ogni sforzo per utilizzare risorse che sono lì e che da tempo non vengono spese. 120 miliardi di opere utili, grandi e piccole, sono bloccate, e quello che abbiamo chiesto al presidente Conte è di avere un'assunzione di responsabilità rispetto a un piano che noi abbiamo presentato da mesi e che è arrivato il momento di mettere in atto, perché è proprio in questa fase che vanno sostenute tutte le opere. Ripeto, le opere utili possono essere grandi e possono essere piccole. A volte basta una variante, a volte basta un tratto di strada che ti mette nella condizione di essere competitivo sul mercato o di andare fuori mercato. Sono andata qualche mese fa in Sicilia. Un tratto di strada impedisce alle imprese, nel momento in cui dovevano fare la lavorazione del frutto degli agrumeti,
di avere la materia prima. La materia prima rischiava di marcire, in alcuni casi è stata lasciata marcire nei campi perché non si è avuto la forza di fare un tratto di strada, di riparare un tratto di strada, e siccome i camionisti per portare la merce in quelle aziende dovevano fare 3 ore in più e quindi erano costretti a volte anche a dover dormire e con un aumento dei costi, non accettavano di fare quelle consegne. Allora noi non ci possiamo permettere di distruggere prodotti che sono fondamentali, soprattutto in una fase in cui nel nostro paese aumentano, come dicevo prima, le persone che non possono accedere al cibo. Non possiamo permetterci di avere aziende che vanno fuori mercato perché la politica non è stata in grado di assumere la responsabilità di far realizzare le opere, che sono tra l'altro con una dote finanziaria già definita. Allora le battaglie di Italia Viva sono queste. Poi pazienza, se dicono che siamo abbiamo un brutto carattere, che poniamo con determinazione i problemi, che siamo dei guastatori, noi siamo dei costruttori di soluzione. Questa è la funzione che noi abbiamo, che è la funzione dei riformisti. I massimalisti hanno sempre qualcosa in più da dire senza mai fare e rendere conto di quello che hanno fatto. Noi abbiamo questa pratica, il riformismo. Vediamo i problemi, ci confrontiamo con le persone che vivono quei problemi e cerchiamo di dare delle risposte. Possiamo anche sbagliare, ma sicuramente non siamo persone che si mettono a discettare senza mai avanzare soluzioni concrete. In questo caso la soluzione c'è. La proposta è una proposta sostenibile, le risorse ci sono, le opere sono state programmate e sono immediatamente possibile eseguire queste opere, adesso bisogna fare. E questo è il terreno di confronto che Italia Viva sceglie di aprire con tutto il governo. Nessuno ci può accusare di tirar fuori dei temi senza proporre delle soluzioni, su questo siamo attrezzati e lo abbiamo dimostrato in più occasioni. Teresa, so che tu hai il tempo contato perché poi hai un altro importante impegno. Vorrei farti chiudere sui tuoi temi, su quella che tu hai chiamato la filiera della vita, un'espressione che io trovo bellissima, ma che dice molto bene e molto meglio di come non si sia potuto fare in passato, di quanto importante sia il settore agricolo per il nostro paese, soprattutto come abbiamo visto in queste settimane di crisi e di lockdown, ancora in maniera più forte. Sì, la filiera della vita, perché proprio l'emergenza sanitaria ha messo tutti di fronte ad una situazione che doveva essere una situazione elementare, che però non era presa in considerazione come tale, che è stato grazie al lavoro degli umili, dei lavoratori agricoli, degli imprenditori agricoli, dei trasformatori dei prodotti alimentari e della catena della distribuzione, delle commesse, dei commessi, dei banconisti, nei negozi di alimentari. È stato grazie a queste persone che abbiamo potuto mantenere le nostre abitudini alimentari e avere spazi di normalità in una fase in cui di normale non c'era nulla, perché eravamo stati chiusi a casa e con tutte le problematiche dell'emergenza sanitaria. Allora io ho fatto una battaglia per destinare risorse. 1.150.000.000 nel decreto crescita sono destinati al settore agricolo, oltre agli interventi che attengono a tutti i settori e quindi anche al settore agricolo. Ho voluto queste risorse in modo specifico perché non bisogna ricordarsi solo quando si è in emergenza dell'importanza di un settore. Questo settore va fortificato perché va rafforzata l'impresa sana, l'impresa che compete in modo leale, che rispetta i lavoratori, che rispetta anche la concorrenza tra le imprese. E allora noi destineremo risorse alla filiera dell'alta gamma, perché è quella che ha pagato il prezzo più alto nel momento in cui sono stati chiusi i ristoranti, gli alberghi, i bar, ed è attraverso quella catena che si commercializza una parte importante anche del lattiero caseario, delle produzioni DOP, delle produzioni di eccellenza. Ma ho fatto una battaglia e sono molto contenta di essere riuscita a portare a casa questo risultato, perché 250 milioni di questo fondo saranno destinati
destinati esclusivamente al fondo indigenti, per comprare prodotti esclusivamente italiani, per comprare prodotti DOP da destinare alle persone che non possono permettersi di fare la spesa. 250 milioni destinati al fondo indigenti, che saranno gestiti con le strutture del volontariato, insisto, laico e cattolico, che in questi mesi, così come negli anni passati, si è fatto carico di permettere un pasto caldo a quelle persone che erano in una situazione di grande sofferenza, e alle tante persone, insisto, tanti giovani, che in questi due mesi sono stati precipitati dall'essere ceto medio all'essere persone che non riescono a fare la spesa. Allora, noi queste risorse le impegneremo fino all'ultimo, entro la fine di quest'anno, proprio per permettere questo e per non permettere lo spreco alimentare. Io ho fatto uno dei primi provvedimenti che ho fatto nella situazione di emergenza sanitaria, è stato quello di un bando per acquistare un valore di 6 milioni di euro di latte fresco, perché altrimenti le imprese lo avrebbero distrutto, perché con la chiusura dei bar e dei ristoranti si consumava meno latte fresco e noi non potevamo permetterci questa distruzione quando ci sono persone che non si possono permettere un bicchiere di latte. Lo abbiamo comprato e destinato a OHT in modo da poterlo mettere nella disponibilità della catena della sofferenza. E questo è uno dei provvedimenti più importanti che portiamo a casa insieme all'intervento per sostenere le imprese con 250 milioni di euro per dare alle imprese l'accesso al credito con la garanzia al 100% del ISMEA, e insieme al florovivaismo e agli agriturismo, che in questi due mesi sono stati completamente chiusi e hanno avuto una perdita totale del fatturato in un momento in cui dovevano invece portare a concretizzare, diciamo, il lavoro di un anno. Penso a quanti fiori sono stati distrutti e a quante piante purtroppo non sono state collocate, perché appunto eravamo in una fase di blocco totale. Su questo noi continueremo a lavorare per migliorare anche nel percorso parlamentare. So che tu, come è stato sugli altri provvedimenti, sarai uno dei senatori più attivi per cercare di concretizzare misure ancora più forti per parlare alle persone e alle imprese, perché non bisogna vivere in contrapposizione. Le persone, i diritti dei cittadini, i diritti dei lavoratori e la sostenibilità dell'impresa devono marciare insieme, perché solo attraverso le imprese sane si può avere il lavoro buono. E così, Teresa, prima hai citato il volontariato, l'importante ruolo che sta svolgendo anche in questa fase di pandemia. Ringraziamolo, lo ringrazio anche da parte mia. Lasciami dire che a chi ascolta che la politica non riesce mai a produrre risultati in una volta sola, cioè i processi sono veramente complessi. Ora, se ci volgiamo indietro e andiamo a riprendere i provvedimenti che in questi anni sono stati adottati, dalla legge del buon samaritano alle misure che tu prima, Teresa, citavi con le risorse che hai messo a disposizione, credo che il nostro paese negli ultimi anni abbia fatto salti mortali e sia andato nella direzione di una valorizzazione del ruolo del terzo settore, del volontariato laico e cattolico a supporto di chi ha più bisogno, in maniera davvero straordinaria. Quindi la politica riesce a portare dei risultati concreti, non riesce a farlo sempre come forse le persone si aspetterebbero, ma chi è qui nelle istituzioni come noi sa bene quali siano le complessità, sa bene quali sono i limiti, quali sono le mancanze di risorse, quindi si fa sempre un pezzo alla volta. Però è bello poi svoltarsi indietro, unire i puntini e vedere che c'è un disegno concreto, un disegno che dà risposte belle e positive, che vengono riconosciute anche da chi poi è impegnato sul campo. Teresa, grazie di cuore per il tempo che hai dedicato a questa diretta, ti auguro buon lavoro. E grazie, ci Eugenio. Grazie, un saluto a tutti. Grazie, un abbraccio forte. Ciao. A presto.